Ciao a tutti e bentornati nell'RDT in Survival seconda stagione. Scusatemi se mi vedete raga a petto nudo, però fa un caldo bestiale. Praticamente il sole non c'è più, però raga fa caldo. Mi raccomando, fatemi vedere che ancora ci tenete a questa serie. Superiamo i 200 mi piace. Allora, praticamente è la seconda volta che registro, ok? Perché prima ho registrato solamente che l'audio me l'ha preso della webcam e quindi faceva schifo. Allora ho deciso di riregistrare. Infatti qui mi sono ripreso tutte le cose comunque avevo piazzato lì. Ora li rimettiamo perché mi sembra giusto farlo insieme a voi. La costoletta di maiale, visto che comunque ho finito il cibo, anzi già che sto metto a cuocere pure questo qui. Intanto quando sono andato a prendere la legna, ho trovato questo cane e comunque me lo so preso, visto che comunque tenevo le ossa. Ci mettiamo tutte le cose qui. Intanto vi ricordo che ho finito di fare la casa. Qui ho messo anche le porte. Ho deciso di mettere queste porte e non queste. Dove stanno? Queste qui. Almeno ditemi, magari fatemelo sapere se volete queste porte qui. Però a me piacciono più così, sinceramente. Allora, quindi, cosa facciamo? Qui in mezzo, sinceramente parlando, vorrei mettere il letto. Comunque, visto che voglio mettere il letto, intanto, ripeto, ho i blocchi contati perché prima avevo registrato e comunque purtroppo si era corrotto l'audio. E mo adesso, prima di registrare questo video, ho ripreso tutto, quindi ho tutti i blocchi contati, va? Quindi ci prendiamo questo, questo, questo e anche... e basta. E ci mettiamo, allora, questo qui, perché io qui... No, 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 non si fa così. Devo mettere queste cose qui, perfetto, e qui metto delle torce, così almeno, raga, abbiamo molta più luce. Poi magari, quando andiamo nel Nether, non lo so, c'è quel pezzo là, se non mi sbaglio, si chiama il pezzo luminite, una cosa del genere. La mettiamo qui al posto di queste torce. Qui, invece, ho intenzione di mettere due letti, comunque... Mi sono preso il letto che stava nella casa là sopra l'albero e me lo sono craftato uno. E mettiamo uno qui e uno qui. Con queste slab invece facciamo come la casa sull'albero, cioè mettiamo i blocchi così. Mettiamo uno qui e uno qui. Ora che ci penso, mi servono altre cose. Eccoli qua. Perfetto. Bisogna mettere uno qui, uno qui. Qui vanno le scale. E la stessa cosa va messa anche da quest'altra parte. Quindi questa qui la devo prendere. Devo prendere. Dare pure questa. Devo fare così, così. O no? No. Sto sbagliando tutto. Sto sbagliando tutto. Non si fa così. Ah no, sì, pensavo di sì, eh. Sì, ok, raga, è così, è così, è così. Quindi questo e questo. Perfetto. Quindi è una cosa del genere. Niente, ho deciso di fare così perché sennò avere qua due letti normali non è che sembravano tutta sta grande bellezza, va. Quindi comunque ho deciso di fare così. Anzi, qui intorno, già che stiamo, vediamo se ho altro carbone. Sì. Ah, ok, no, ok, ho altre 6 torce. Perfetto, avevo altre 6 torce qui nella cesta. Quindi mettiamole qui. Questo coso qui prima non l'avevo fatto. Quindi comunque qui esce una cosa del genere. Adesso, con le fornaci, sì, però tu cane, basta, mi hai rotto. Con queste fornaci, invece, ho intenzione di farle. Ma intanto metto magari questa qui. E faccio 1, 2, 3, 4, 5, 6. E facciamo 7. Ok, sì, così. Facciamo la stessa cosa anche da questa parte. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Stessa cosa anche da questa. Quindi questo e partiamo così. Qui invece così. E però non mi bastano le... Mi servono altre fornaci. Eppure ce le avevo contate. Non so dov'è che le ho messe. Tra l'altro devo pure dormire se per qua. Ah, eccole. Ma quanto sono deficiente. Quindi facciamo così. Così. E no, ne manca un altro. Ne manca, eh. Ne manca una. Vabbè, magari aspetta. Se prendo tipo questo qui e lo metto da sta parte. Ok. Magari prendo questo e lo metto qui. Ok, sì, dai. Facciamo così. Lasciamo così che è meglio. Quindi più o meno una cosa del genere. Qui dovrei avere altra lana se non dico cavolate. Vediamo. Sì, ok, ho 18 di lana che comunque l'ho sempre preso da quella parte. Prima di tutto dormiamo. Sì, vabbè, con le porte aperte. Proprio così. Facciamo entrare un po' d'aria, sai, perché un po' puzza di chiuso. E facciamoci tutti... Allora, aspetta. Vediamo, ce ne servono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ce ne servono 23, eh. Quindi 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. Perfetto. Ce ne bastano
Ce ne avanzano due. Ho intenzione di metterle tutte queste cose qui. No, magari questo qua no. Sopra le fornaci. Non lo so, perché comunque mi piace. Mi sembra figo. Sì, tipo una cosa del genere. Poi magari quando abbiamo più lana lo facciamo anche sulle ceste. Perché così 4, 2, 2, 4 non ce la facciamo. Comunque va bene così. Adesso, come avete visto, qui ho baule trappola, 40 bauli trappola e 40 bauli normali. Cosa voglio fare? Sul piano di sopra vi avevo detto io che comunque volevo fare la stanza delle ceste. E oggi la facciamo. Quindi dobbiamo partire da qui e dobbiamo fare per così una cosa del genere. Quindi baule trappola e baule normale. Perché raga, così si possono tenere le ceste unite. Quindi così facciamo la stessa cosa anche da quest'altra parte. Quindi dovrei partire da questa parte, sì. E facciamo la stessa cosa. Secondo me, ragazzi, esce abbastanza figo. Secondo me, perché comunque non lo so. Però, boh, secondo me può uscire abbastanza carino. Quando avremo molta, e dico molta lana. Cioè, no, lana, cosa dico lana? Come si chiama? Come si chiama? Come si chiama? Non so se ce l'ho. Non ce l'ho. Comunque, la cosa. La pelle. Quando avremo molta pelle, faremo anche i quadrettini là da mettere vicino alle ceste. Non ricordo mai nella vita come si chiamano. Comunque le cose da mettere qui. Però adesso non avendo la pelle non si può fare niente. Nel prossimo video magari vediamo se facciamo un po' di recinti. Prendiamo le mucche. Vediamo un po', raga, perché ci servono. Io per il momento direi che questo video può finire qui. Abbiamo fatto un bel po' di cose. Peccato che prima non mi ha registrato, però comunque va bene così. Ovviamente se il video vi è piaciuto lasciate un bel like, un commento, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Ci vediamo nel prossimo video della Survival. E ciao a tutti!